proprio che chiamo Mu. Non possiamo bannare Lulu stavolta. Non vuole giocare Generation 395. Siamo di nuovo contro Mastery, molto probabilmente, con Wukong top. Nuovi caso GP, noi prendiamo Momo, il nostro supporto piccherà un Enchanter, probabilmente. No, uno Shaco. Pensavo che è come quello di prima. Spero solo che non perda. Contro abbiamo Kha'Zix, un assassino che dovrebbe essere nerfato, ma in realtà molto probabilmente fa molti danni. Pronto?
Belkoz Kogmao oppure Brand Kogmao. Ok, Belkoz Kogmao. Penso che a GP Country un po' buono. Vediamo subito tutti. Hanno tanti danni, ma non dovrebbero essere in grado di invadere. Erano lì, ok, Kogma ho guardato. Gwen qui mi covera tutte e due le entrate. Non covera questo terzo passaggio. Ma loro da qui o fanno di nuovo questo giro oppure passano sia da qui che da qui. Quindi va bene. Tra 10 secondi spawna il mio blu. Vado qui, sblocco la W, prendo il Blast Cone che tanto a me non serve. Stella, skin arcane, sì, infatti l'avevo riconosciuto. Ok. Shaco probabilmente vuole fare del danno. Per questo è lì. Noi invece non siamo qui a farmare perché è giusto così. Non era un bellissimo smite il mio. Shaco potrebbe pure prendere più exp rispetto a... No, non succede fortunatamente. Ci guardiamo questa scena in cui, esatto, si libera un po' di danno. E il loro AD carry. Andiamo verso il rosso. Qui probabilmente skill matchup. E loro avrebbero dovuto già iniziare con le lenti oracolo Trinket rosso perché Shaco spammerà W. Credo non costino neanche tanto mana. E comunque con questo oggetto ne recupera molto. Io ho 300 HP, quasi 400, posso provare un gank qui, lei ha altre, ha già disponibile la E. Sono io, tranquilla, andiamo di qua per preventivare il flash che non arriva. E va bene così, vorrei provare a prendere lo scatolo, adesso ho spawnato ora ora e dovevo andare verso bot però perché adesso qui io rischio, infatti. C'è Kha'Zix, va bene, posso andare verso il bot, faccio lo scatto il bot, va bene così, facciamo questo trade. Che ci sta? Occhio top, dovevi averlo visto, dovevo anch'io pingartelo, quindi se ci muori abbiamo un po' di colpi entrambi, più tu che io però. Però Kha'Zix non riesce a ucciderlo. Qui non c'è niente, Kha'Zix aveva il rosso quasi sicuramente, quindi neanche faccio la Q qua dentro per non sprecare mana. E questi qua invece ci sono, sì, perché Kha'Zix ora ha fatto il mio stesso giro più i Raptor, motivo per il quale lui non ha gankato mentre io gankavo, poi ci siamo incontrati allo scatto. Ho fatto un campo in più.
Professore Kalla potrebbe decidere di venire qua ai Krug, quindi magari io prendo il 4 e me ne vado perché la nostra bot pusha, però devo prendere questo 4. Infatti Kha'Zix è qui. Potrebbe flashare, ha flashato. La bot non ha reactato. Vabbè, non sono neanche scappati. Non capisco questa cosa, però ci sta, dai, non tutti sanno giocare, non tutti guardano la mappa. E io comunque sapevo che stava succedendo questa cosa, quindi me ne dovevo andare. Abbiamo fatto sprecare un heal, lui ha flashato, pingo questo qui, che almeno abbiamo preso il flash suo. E adesso io vado nella mia bozza e mi farmo la bozza e dovrei andare mid, ancora non ho usato il flash. Ha un sacco di HP, forse il Baron Ring da... sì, infatti da 70 di health, probabilmente ce l'ha anche nelle rune. Ah, 976 HP, quasi 1000. Sì, per chi non lo sapesse sono quasi 1000. Andiamo a fare i rubi. Non guardo lì, avevo pensato di guardare lì, ma non credo che mi invada, anche perché sono immagino che adesso sono già spawnato, potevo invadere mentre facevo il Gromp. Mi sa che il timing da giungla è questo. Adesso io provo, sono qua, lei è a livello 5, si potrebbe fare anche ingaggiare. Lui ha ancora il flash, ok, l'ha usato. Come ha preso quella Q? Non si sa. Aiuto, Cristo Dio! Vabbè, sono mo io veramente non ho parole. Come funziona? No, come funziona il cervello della gente? Boh. Non lo so, io non lo capisco, ho pure flashato. Boh, vabbè. Facciamo un po' di vita. Vabbè. Andiamo a fare il blu. Meanwhile Kha'Zix. Vabbè, che deve fare? Giustamente, Kha'Zix è top. Io l'ho scritto. L'ho pure pingato, vediamo cos'altro devo fare. Qui abbiamo appena visto che non ci sono ward. Quindi dovrei poter fare questo drago liberamente, dato che Kha'Zix è ancora top. Avevamo detto che era top, ma perché ascoltare i ping? Cioè perché sono io il primo a notare tutto, quindi motivo per il quale io guardo la minimappa, però vabbè, cerchiamo di prendere tutto in questa botside, come lui ha fatto della mia topside, molto probabilmente. Se non mi portassi qui Vel'Koz o Brand sarebbe carino da parte dei miei compagni. Tra poco smaito questo drago. Ma non lo smaito neanche. Non c'era bisogno di questo sweeper perché so per certo che qui non ci sono ward. Ho fatto un po' prima lo sweeper. Lo sweeper pianta. Kha'Zix ha il 6 perché ha farmato più tempo di me ed è morto due volte in meno di me. Noi farmiamo, possiamo fare un giro completo. Ciao Simo. Andiamo a fare il rosso. Brand si vede verso top. Anzi, ho guardato, c'è Kha'Zix top. Possiamo provare ad aiutare Gwen, che però mi sa che verrà ingaggiata.
Quindi non ci andiamo, farmiamo e basta. Magari lei riesce a prendere una kill su qualcuno, ottimo. Magari si ammazza pure quell'altro, cosa che non succederà. E allora noi ci conserviamo lo smite. Al momento non lo usiamo. Possiamo vedere se è rimasto vivo quello piccolo, che se no ci dà fastidio. Ok, no, li ha fatti tutti e due. Lo facciamo su questo, lo smite a 900. Grazie, Simo. Ha fatto Marco Brown. Diana, Irelia potrebbe essere. Oh, peccato che non ho preso lui, sarebbe stato molto bello. Non capisco perché lei sta facendo questa cosa. Se non altro, abbiamo preso la kill, quindi va bene. C'è Kha'Zix sicuro all'Herald, infatti lo ha già fatto. Barco Brown, quanto hai bestemmiato oggi? Un po' di volte, sì. Mi sa che col caldo è più difficile tenerselo. Vediamo se riusciamo. No, non riusciamo, però magari lui al momento non mette l'Herald, che va bene. Io mi farmo solo quest. Me ne vado. Non ho la ulti. Dovrei regalare, tutti i miei campi sono down come me. Facciamo un po' di sweeping qui e regaliamo. Andiamo al Gromp. Io ho appena spawnato. Questo significa che tra poco spawneranno pure i lupi. Poi spawneranno in ordine Krug e Raptors, perché li abbiamo fatti così nell'ultimo giro di giungla. Questo è un Velkoz strano, è un Velkoz infernale. Molto rosa per essere infernale, sarà una Chromapack. C'è Kha'Zix in bot. Io ho 55 secondi alla ulti, vorrei aspettare prima di fightare. Loro no. Però forse possono outplayarlo, però poi arriva la full combo di Velkoz. Quindi è ovvio che vengono outplayati. C'è il drago in 50, il mio AD carry è morto, però respawnerà in tempo. Possiamo provare a prendere una kill mid o comunque a pusharla. Faccio un po' di sweeping di nuovo qui, ora lì c'è una pink. Posso provare a venire qua. Non so se lo prendo. No, vabbè, allora tolgo questo. Ma di sicuro viene Kha'Zix. Però 13 secondi è la ulti, quindi ho margine di outplay. Una sorta di counter gank al counter gank. Lui se avanza può morire, ma adesso guarderà qui, perché ha pushato Gwen top. Infatti non sopravvive. Vediamo di andare mid. Bellissimo flash, complimenti. Io lui me lo ammazzo. No, non penso che sopravvivrei. Invece sopravvive. Vabbè, noi possiamo non attivare la W e prendere una placca, perché comunque ci sta. Io se non tanco colpi di torre magari vivo. Ma Dio Cristo, ne ho tankati due, sono un coglione, veramente non so giocare, porco Giuda. Ho 7 anni che gioco a sto gioco, non so giocare. Che fa, porco Giuda, ma mi devo tankare i colpi di torre perché sono un coglione, l'avevo ammazzato a quest'ora. Arrivava Brand e mi ammazzava forse pure. E vabbè, cade pure la prima torre. Niente, funziona così, tanto non devi vincere in questo gioco, devi solo giocare. Non importa, non puoi essere premiato perché tanto dopo 2 settimane cambia tutto di nuovo, cambia il meta, ci sono le patch. Sì, non ci fa niente. Lo so che non ci fa niente. Beh, però per la mia sanità mentale ci fa molto. Prima ho gankato Giovanni e
Di solito lui mi dice sempre di pushare, eravamo qua. E allora io per pushare faccio una Q e la E. Non ho visto neanche su che cosa lo stessi facendo. L'ho fatto sul cannone e lui ha flashato sul posto tippiato e uscito da Discord e dalla partita. Ho preso il first blood, cioè era il minuto 3. Ed è da lì che... No, vabbè, non è proprio da lì perché veramente... Stamattina ho visto l'amministratore, quindi è da molto prima che è iniziata male la giornata. Sì, molto divertente. C'è Kha'Zix lì, vado a fare il drago. Hai due drache. K-top. Hai due drache. E guardato, ma non me ne frega un cazzo. C'è la pink. Quella è pushata, quindi Brand dovrebbe andare qui, perché la wave questa qui arriva qui, quindi Brand la deve pushare se no perde un sacco di soldi. In effetti però è meglio fare questa cosa. Adesso possiamo andare a fare il drago. Magari tutti. Smite. Ah, 600. Perché mi immagino... Mi viene da ridere, mi spiace perché immagino il momento in cui Giovanni è impazzito. Ah sì, vabbè, ma a tutti viene da ridere, cioè pure a me viene da ridere. Però c'è, cioè, tu immagini di quanto è spastico, tra l'altro, quanto sono spastico io comunque. Perché veramente, che spacchio vado lì contro un assassino, 8-1. Ma questa è la patch della durabilità, gli assassini non devono fare niente. Rengar, Kha'Zix, Qiyana sono i jungler più forti. Perfetto, va bene. Va bene. Vabbè, la vita fa schifo. Ma non perché muoio su LOL, perché non ho i soldi per pagarmi un affitto per stare da solo, per essere felice. Perché niente. E mi chiedono soldi. Non ce la faccio più. Vabbè, cazzi miei che non mi sono messo a studiare sin da subito. Vai, livello 12 contro livello 10 e livello 8, sicuramente vincete voi. Bene, vado a fare l'Herald, almeno mi sento utile perché sono un jungler. Sicuro mi verranno a stuprare mentre faccio l'Herald. C'è Kha'Zix con Brand su Jinx. Stanno venendo a fare l'Herald. Andiamo a farmare, siamo dietro di 4 livelli rispetto a Kha'Zix. Fanno loro l'herald, non c'è niente che noi possiamo fare perché non c'è una lane che sta vincendo nonostante ho gankato a tutti. Abbiamo preso tutte le kill che servivano. La gente non sa gestire il vantaggio. Di solito chi lo sa gestire è contro di me e basta, cioè è difficile che sia con. Vediamo se qua c'è qualcosa da farmare. Lui muore e quindi adesso viene qua a rompermi il cazzo. Prima cosa negativa. Seconda cosa negativa, lui riesce a mettere l'herald nonostante sia morto. E abbiamo visto che i golem non ci sono, possiamo fare i raptor. Lui comunque andrà prima al rosso, potrebbe anche spuntare qui, potremmo fare un agguato qui. Se viene qui, regalo qua dentro, magari 800 posso comprare la Bramble Vest e un pezzo di armor. Compriamo un pezzo di vita.
Nascere tra poco. Andiamo a fare il blu. Se riusciamo facciamo lo scatto. Non facciamo proprio un cazzo. Se eravamo top lo potevamo fare. Perché non facciamo TFT quando finisce invece di farne un altro? Sì, sembra una buona idea. Secondi al drago. Il mio AD carry sta venendo demolito. Ma perché non sta tirando autoattacchi? Cioè quello che deve fare un AD carry. Vabbè, ci penso io, no. Perché se lo deve prendere lui. Lasciamelo, lasciamelo. Lasciamelo, lasciamelo. È mio, è mio. Fanno il drago, se lo possono fare da solo, tanto Kha'Zix è morto. Non ho lo smite, anche quando slow pushiamo questo qui. Ovviamente lo prende il nemico, perché giusto così. Ok, abbiamo preso il carretto. Andiamo a fare il rosso. Il nostro rosso spawna tra poco. Ho lo smite per questo. 50 secondi alla ulti, dopo questo qui regalo mi compro questo qui, un altro pezzo di vita e due pink. No, non ce li ho i soldi per le pink e noi siamo sempre 3 livelli indietro, casi che nonostante abbiamo soltanto farmato negli ultimi minuti. La botte è pushata, ma non c'è niente da farmare. C'è Kha'Zix lì, io questa qui la posso togliere, non è detto che sia indisturbato, potrebbe spuntare Vel'Koz da qui. Irelia muore 1v1 contro Kha'Zix. Lui mi può fare danno. Vorrei solo depushare. Tira dritto contro di noi, siamo 3v1. Secondo me lo ammazziamo. Ok, lo abbiamo ucciso con molta fatica, ma lo abbiamo ucciso. Ho poca vita, ma non becco, vado a fare i Krugs. Vediamo se riusciamo a fare lo scuttle. Qui non è guardato, noi aggiriamo il Baron perché abbiamo la Sunfire. E riusciamo a fare lo scuttle, non è detto che non ci moriamo. Qui non ci sono, non c'è niente da farmare. Kha'Zix però è ancora lì.
nostro supporto muore. Il nostro mid laner sta per essere ucciso. Ma la Q non ce l'ha mai? Vabbè. Può venire Kha'Zix da un momento all'altro. C'è Belkoz, non si sa perché è lì. Forse siamo riusciti a salvare. Jinx, il nostro AD carry. Ovviamente qui è tutto guardato. Vabbè. Doveva prendere il blu, non si capisce perché. Kha'Zix è top, c'è il drago tra poco. Jinx muore da Kha'Zix qui, no, perché c'è la piantina. Il drago è brutto. Ok. Beh, fighta, che dobbiamo fare? Gwen ha missato la R, ottimo. Credo che abbia missato pure la seconda, la terza non l'ha missata. 4x4, 4x5, dai, buono. AD, AD, AP, AD, AP. Farei tipo la Deadman. Anche questo volendo è forte secondo me contro Kog'Maw. Ci togliamo la vita, nel senso che abbiamo venduto il Ruby Crystal. Anche se purtroppo vorrei che fosse nell'altro senso. Questo glielo lasciamo. Questo solo può prendere. Quello non lo doveva prendere lei. Sono spawnati i nostri Krugs, probabilmente tra poco spawneranno pure i nostri Raptors. Jinx è troppo avanti per essere contro un assassino. Kha'Zix potrebbe spuntare perché l'abbiamo vista in mappa. Teoricamente potremmo prendere più visione qui. Se starta il Baron è spastica. Facciamo i Raptor, abbiamo il tempo, la R. Shaco non deve morire, Shaco morirà. Come ha shottato dall'assassino, lei potrebbe morire da un momento all'altro in una posizione bruttissima, scomodissima. C'è Kha'Zix lì che adesso salta lì dentro, se vengono verso di me possono salvarsi. Ok, io li posso aiutare adesso. Il focus dovrebbe essere, vabbè, va bene anche così. Cerchiamo di prendere Velcroz. Io adesso mi allontano perché se no faccio morire tutti, ma io morirò lo stesso perché Brand barna un sacco, io non ho ancora Magic Res. Quindi dovevo andare su Kog'Maw, sfortunatissima questa cosa. Peccato, perché Gwen ha fatto un sacco di danni.
È entrato Andrea per giocare a Rocket. Vabbè, io quando finisco questa ci sono. Quindi voi giocate, se poi ci siete pure dopo, ottimo. Al massimo tranquillo, cioè trovo che fare. 20 secondi c'è il nostro blu. Ci hanno tolto una guardia oppure no, è expirata quella di Gwen che ha messo prima, 2 minuti fa. Quindi noi andiamo verso il Baron per tenerlo guardato perché lo possono fare, hanno un sacco di danni. Però stiamo recuperando, tra 1 minuto e 12 c'è un drago importantissimo. Come tutti gli altri draghi. Facciamo uno sweeping verso di qua, mettiamo la pink qui. Togliamo questa ward che potrebbe causarci danni, in realtà no perché qui ho guardato e qui non lo dovevo fare perché ho appena fatto lo sweeper, quindi però un po' di brain dead, un po' di brainless mechanics purtroppo. Qui potrebbe esserci qualcuno, non face check, metto la ward da cui è passato Brand. Mi ha fatto un sacco di danni, io devo rispettare Brand. Mi ha ucciso, cioè Brand mi ha letteralmente ucciso praticamente. Questi qua sono tutti danni di Brand. Mi ha fatto, quanti sono? 1800 danni. No, mi ha fatto, sì, mi ha fatto 1800 danni Brand. Con, per carità, 3 spell, la passiva e l'oggetto. Però, vabbè. In ogni caso non ha senso che io la prenda adesso. Un po' di Magic Cress, la prenderò, farò direttamente la visage già a sto punto. Se mi aspettassero per fightare sarebbe carino. Stavo per prendere il portale, non c'è bisogno. Bello l'ingaggio, carino l'ingaggio di Gwen. Io potrei stunnare quasi tutti. Quella lì si fa prendere il drago. No, non se lo fa prendere, forse lo piglia lei. Abbiamo vinto il fight, ottimo, potreste fare questo qui. Secondo me è giusto prendere la torre piuttosto che il Baron. Potrebbero fare torre, forse all'inhibitor non ci arrivano, possono fare sicuramente torre e torre. No, in realtà possono fare pure l'inhibitor. Ma fanno un sacco di danni. Vabbè, Baron non c'è bisogno. Potrebbero pure prendere una torre del Nexus. Ma in realtà finiscono, wow, non credevo. Non pensavo. Bravo, bravi, ottimo. Brava Gwen che ha fatto un bel ingaggio. Bravo io che ne ho stunnati tre. Direi di onorare proprio Jinx, anzi Gwen, no vabbè Jinx non si è comportata male a parte che ci prendeva i campi.